Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, siamo qui a Bologna, più di 10.000 persone in piazza, un'intersezione di argomenti, un'intersezione di lotte, stanno emergendo parole d'ordine di convergenza. Cosa ci può dire Acerbo? Beh, è un fatto molto positivo, più che in piazza oggi in tangenziale, il corteo va a occupare la tangenziale per esprimere il no a questo progetto di passante. Mi pare che sia un fatto assai positivo che si cerchi di costruire una convergenza tra le varie lotte, le lotte del lavoro, la precarietà, le lotte ambientali, la difesa del paesaggio, la lotta contro il cambiamento climatico, quindi contro le emissioni climalteranti per un diverso modello di sviluppo, la difesa della terra, della ruralità, della sovranità alimentare che ha scoperto persino la destra, ma non il centro-sinistra che continua a perseguire scelte cementificatorie come la destra, che ruba solo le nostre parole, non i contenuti, ben inteso. Credo che sia un passaggio fondamentale questo della convergenza. La sfida però che c'è è che si riesca a costruire movimenti di lotta che non siano soltanto avanguardie militanti, ma che riescano a diventare popolo, a coinvolgere settori consistenti delle classi lavoratrici e delle classi popolari. Questa è la sfida in questo momento. Abbiamo per la prima volta in Italia un governo di estrema destra. Avremo in Parlamento un'opposizione draghiana che criticherà il governo misurando il grado di fedeltà alla NATO e all'Unione Europea. Ci sarà bisogno di un'opposizione popolare, ambientalista, femminista, antifascista, coerentemente antifascista, quindi manifestazioni come queste sono fondamentali per quello che prefigurano, cioè la possibilità che il lavoro e l'ambiente e tutte le altre istanze, i diritti civili siano uniti e non siano divisi, che non siano egemonizzati dal discorso di altri, ma esprimano i bisogni della maggioranza della popolazione. Quindi è stata oggi una buona giornata di lotta. Grazie. Grazie a te.